Tried to get you all alone. It shouldn't be this hard when everybody's gone. And I said, hey, hey. You, me, talk now. This little town has had its day. The more things change, the more it still stays the same. And I said, hey, 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 you, me, talk now. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate adesso. Ora, siccome ho qui una grande della musica leggera italiana, voglio chiederle un parere sulla nostra sigla. Signore, signori, Susanna Parigi. Buongiorno, buonasera. Dipende, o buonanotte. Dipende dal fuso orario, perché se uno lo guarda alle 3 di notte, buonanotte, ha ragione. Quindi, in generale, ciao. Ciao. Senti, ti è piaciuta la nostra sigla? A me sì. Molto rilassante. Mi è piaciuta, primo, vabbè, parto bianco e nero, mi piace sempre tantissimo, sia nelle foto che cinema, beh, quindi già mi piace quello. Bella anche la scelta musicale, quindi mi piace. Bene, bene. La tua musica ricorda un po' ogni tanto le sonorità in bianco e nero. Il bianco e nero? No, non il bianco e nero. No, il no. Bianco e il nero. È un bel complimento. Ricorda? Sì, sì, il bianco e il nero, queste sonorità un po' le ricorda. Guarda, su certi dischi, alcuni CD che ho fatto, c'è stata proprio una ricerca anche armonica di un certo periodo storico, non so, tipo ho usato anche molte di mie. Ora non voglio parlare tecnicamente perché magari qualcuno non ci potrebbe seguire, però insomma una ricerca anche armonica utilizzando diminuite, insomma diciamo accordi che oggi si usano molto di meno, ecco. Nella grande semplificazione si usano di meno, sì, sì. Sì, sì. Hai detto una cosa importante, sì, c'è un po' di semplificazione in quel senso. Da una parte forse c'è anche un bel lavoro, persino dico nella musica proprio commerciale, non sto parlando della musica d'autore, no, ma proprio magari c'è più, forse più ricerca anche dal punto di vista dei testi, no, trovo. Mentre invece c'è una semplificazione dal punto di vista musicale. Non so tu se la pensi così. Io che mi occupo tanto di testi, trovo alcuni testi buoni, trovo una crescita, anche in quel gruppo di cantanti indie che ci sono, che sono emersi recentemente. E musicalmente, io sono un pessimo pianista, non come te. Tanti accordi maggiori, cioè, si fa fatica anche a vedere i minori, non solo i diminuiti. I minori, le settime, i tre quarti, ottavi. Non parliamo di dei 5 ottavi o 7 ottavi, quello rarità sempre stato. No, ma ecco, non vorrei andare sul tecnico, però è verissimo, sì. Senti, invece, una domanda che faccio a tutti o quasi gli artisti. Quanto conta oggi la comunicazione? È sempre contata tanto, è cambiata. Però come contava prima, conta adesso,
verrebbe da dire nell'immediato conta di più, invece credo che è sempre contata. D'altronde, se non c'era comunicazione, il tuo disco rimaneva fra te, i tuoi zii, i tuoi cugini, no, insomma, scherzando, ma solo è cambiata tanto. E qui si aprirebbe una pagina infinita, perché ci sarebbe tanto da dire. Per esempio, sulla funzione importantissima che era dei giornalisti, no? Perché il giornalista portava a volte meglio, a volte non proprio in maniera del tutto, chi meglio, chi peggio, non so, però il giornalista portava le persone a conoscere davvero un artista, un genere, ecco, ti preparava anche su, per esempio, anche sugli artisti poco conosciuti che magari non saresti andato a sentire, non avresti avuto voglia di, invece il giornalista te ne parlava, faceva una recensione. Insomma, oggi col fatto dei social, che niente, non voglio, non dico né bene né male, dico le cose come stanno, ovviamente contano molto i mi piace, il like, ecco, e queste le condivisioni, no? Questo indubbiamente è più di pancia, no? Mentre il giornalista ti faceva un ritratto dell'artista quando andava bene, anche fatto molto bene, in questo senso tu vai avanti per altro, ecco. Quindi in questo senso io credo che sia cambiato, e sia cambiato davvero pesantemente, anche perché, e questo lo dico, questo è proprio una mia sensazione, e riguarda solo me, perché invece c'è chi ci sta molto molto bene. Il social ti costringe a starci fisso, cioè se tu vuoi lavorarci bene, tu ci devi stare non solo come minimo, come ti dicono in tanti, 3 volte a settimana, ma insomma io direi anche molto di più. Infatti chi ci lavora bene ci sta quotidianamente, no? E per me questo è un sottrarre tempo al lavoro vero, al lavoro vero, che poi è quello di scrittura, che è quello di leggere, di informarsi, di guardare il mondo, di osservare il mondo. E quando invece devi stare, perché poi dipende anche come ci stai in social, ma se ci stai cercando di fare delle cose per bene, devi far per bene, cioè posti delle foto, magari non metti il piatto di pasta, no? Capito? Magari cerchi di fare una foto in un certo modo, cerchi di scrivere in un certo modo, questo richiede, questo porta via molto tempo, e porta via molto tempo tutti i giorni, tempo che se poi insomma, viene sottratto al lavoro che io ritengo vero, che sarebbe quello poi il mio o quello di altre persone che fanno il mio lavoro di scrittura. Senti, quanto c'è di fiorentino nelle tue vene musicali? È molto. C'è molto, perché non so, per chi conosce Firenze, è proprio un crescere intanto in un ambiente dove l'arte la respiri quando prendi il pullman la mattina e vai a scuola. Io andavo al conservatorio, per cui prendevo l'autobus e mi facevo tutto il centro, poi a piedi, ti puoi immaginare, Piazza Duomo, il Davide dietro il conservatorio. Al conservatorio avevamo il cortile del conservatorio che dava appunto, se c'era un laboratorio di restauro, quindi per dire, insomma, è proprio un ambiente. Poi gli anni in cui ero piccola, comunque c'era un fermento, come un po' in tutta Italia in quegli anni, un fermento culturale meraviglioso, e quindi è una città anche provinciale, non
anche provinciale, però poi sono andata via anche presto perché insomma io a 19-20 anni ho iniziato a fare i tour con Cocciante, con Baglioni, e quindi proprio sono andata via da Firenze, sono andata a vivere a Roma e dopo a Milano, la casa discografica, il produttore avevo a Milano, quindi sono andata via, ecco, a 19-20 anni sono andata via. Però c'è tanto di Firenze, questa anche, io la chiamo una parte, non è luminosa, capito, come, non so, anche, lo vedi anche dai lampioni lungo l'Arno, no? Che non sono così, così luminosi, è tutta sotto luce, no? E allora è un'atmosfera un po' medievale, a volte ci ritrovi sul Rinascimento, il Medioevo, queste tinte, ecco, non troppo vivide, e allora questo secondo me si trova nelle mie canzoni. Senti, non so se mi sono spiegato. Sì, sì, molto bene, io conosco bene Firenze, a me è molto chiaro. Senti, tu hai studiato canto, ovviamente, e il canto a volte è improvvisazione, a volte è ispirazione, dipende dai momenti. Quanto conta nella tua musica l'ispirazione e quanto l'improvvisazione? Allora, sai la domanda che mi fanno, che ci fanno sempre tantissime persone, no? Che studente, come nasce una canzone, se prima il testo, la musica, se poi la musica, questa è la classica domanda, no? Classica. Io dico il momento, allora se vogliamo parlare di ispirazione, che poi è bello perché tu lo sai meglio di me visto il lavoro che fai, no? Ispirazione probabilmente deriva da inspirazione, no? Quindi metto dentro qualcosa, aria buona. Qualcosa, no? Inspiro qualcosa che poi mi produce. Allora, ecco, se vogliamo parlare di ispirazione, mi viene in mente quando una canzone, ecco, ti arriva a testo e musica insieme. Quello davvero è un momento davvero che sembra che non sei te che scrivi, cioè sembra che arrivi da qualche altra parte, che ti arrivi da qualcuno, non è tuo. Da lassù. Sì, non so da dove, ma non è tuo. E poi chiaramente però, allora, lì parliamo forse di una, io dico piccola ispirazione, no? Perché poi ci sono grandi ispirazioni, piccole ispirazioni. Però rimane il fatto che poche volte la canzone si scrive totalmente, no? Anche quando hai questo momento di ispirazione, poi c'hai una parte della canzone da finire, da concludere. Qualche volta arriva tutta, però è davvero raro. Allora, e lì subentra poi il lavoro. Lavoro di studio. Il lavoro costante. Io ho avuto la fortuna di avere tanti produttori e persone che mi hanno, io devo dire, oggi non è più così. Io ho avuto tanta fortuna. Ho iniziato a collaborare da subito, per esempio con Luperti, no? Parliere di Cocciante. Parliere di Cocciante, sì. Con il primo ciclo di Cocciante, sì, sì. Esatto, ma addirittura con Mogol ho avuto una breve parentesi con la produzione, avevo all'epoca la produzione di Lavezzi, di Mario Lavezzi, e poi vabbè, vogliamo parlare di Panella, ecco, tutte persone, la prima cosa che mi dicevano, no, anche Roberto diceva, devi scrivere una canzone al giorno, allora ti fai davvero... fai davvero la mano, ti fai il mestiere, e aveva tanta ragione. Non dico di scrivere una canzone, insomma è un artigianato, un lavoro costante. Io dico, a volte sembra esagerato, no, quello che dico, però io vivo in funzione di scrivere canzoni. Sembra esagerato, però io parlo con le persone, certe persone dicono qualcosa che mi incuriosisce, che io via subito scrivo. Leggo un libro, via, subito scrivo, metto da parte
Quindi si può dire che vivo, vedo, osservo, viaggio, parlo con le persone, leggo e tutto questo poi si riversa nelle canzoni, quindi è un lavoro costante. Senti, a proposito di produttori, il tuo primo produttore è stato Vincenzo Micocci. Sì, discografico. Discografico. Sì, è una figura per me mitica perché ascoltando delle trasmissioni di Umberto Broccoli alla radio ne parlava sempre. E quindi, com'è stato questo incontro? È stato formativo anche questo tanto, tanto, tantissimo, perché lui era lo storico produttore di cantautori, discografico, insomma, dei cantautori, insomma, quindi era conosciuto proprio per questo. E quindi io ero molto piccola, sono arrivata da lui a Roma e mi hanno preso, diciamo, in hit, si chiamava, no? Di Micocci e loro addirittura pensa mi pagavano l'affitto di casa e io gli facevo dei lavori perché ero già diplomata in pianoforte, per cui gli facevo so, tipo arrangiamenti di qualche disco, suonavo il pianoforte in qualche altra cosa e loro facevo i cori da qualche parte e loro nel frattempo che mi seguivano come artista mi pagavano anche l'affitto a Roma. Quindi era proprio un altro Avevano modo, adottato. ma l'hanno adottato, sì, soprattutto Vincenzo, più che i figli. Con Vincenzo avevo insomma, un rapporto di grande affetto, perché io capivo che lui mi stava spiegando, mi stava dando tante cose. Poi però erano molto lenti, molto, e allora a quel punto, dopo a un certo punto me ne sono venuta a Milano e poi il mio primo disco l'ho fatto a Milano. Con loro ho fatto solo un singolo. Senti, invece in generale, che valore hanno avuto le collaborazioni? Tu hai citato prima Panella, hai citato Luberti, ma io penso a una figura come Vince Tempera. Le collaborazioni sono sempre importanti. Sempre, sempre, qualsiasi tipo di collaborazione, a mio avviso. Vince Tempera è stata potente perché ho avuto la sua produzione per 10 anni, insieme anche erano soci, insomma, la produzione di Massimo Luca, e Massimo Luca, no? Storico Sì, chitarrista chitarrista. di Battisti, e che lui devo dire, a lui devo, a Massimo Luca, devo una cosa che insomma poi ha forgiato la mia vita successiva, sembra incredibile, perché Vince Tempera, appunto, facemmo il primo disco con all'epoca la multinazionale RT e mi disse che mi avrebbe seguito i canti Massimo Luca. E io, sai, rimasi lì per lì, così un po', dico, è un chitarrista. Come fa a seguire? Perché mi metti lui, no? A seguire i canti? E dopo mi sono dovuta ricredere perché mi ha aperto davvero delle porte che io sentivo, avvertivo, ma che non avevo focalizzato bene e che poi mi hanno permesso, ecco, di intraprendere anche il lavoro di insegnamento, adesso appunto fino ad arrivare alla cattedra al Conservatorio di Milano, ma proprio perché lui mi ha aperto queste porte, per esempio riguardo il lavoro infinitesimale che ti serve poi, per poter registrare, bene, per poter cantare dal vivo, liberandoti da certa parte tecnica, no? Quindi lavorare di fino sulla tecnica, sull'intonazione, per poi poterti liberare davvero, sia quando registri, sia quando Prendo canti dal motion. vivo. Sì. E lui è stato un grande in questo. Massimo Luca, che salutiamo, è stato nostro ospite 1 anno e mezzo fa. Ah, vedi? E sì, è stato persona eccezionale. Senti, nel frattempo, mettiamo un attimo un contributo di alcuni nostri amici. Thank you.
Bene, senti, tu non hai scritto solo canzoni, ma anche dei monologhi, qualcosa di simile al teatro, diciamo così. Che differenza c'è tra scrivere una canzone pura e scrivere questo tipo Di di spettacolo, arte, sì, una di specie di spettacolo? concerto teatrale si Sì, chiama, insomma, concerto teatrale, sì. sì. No, ma guarda, poca, nel mio caso poca, perché nelle canzoni tratto dei temi, generalmente faccio album quasi sempre a concetto, cioè quasi sempre c'è un filo rosso che attraversa tutto l'album, no? Un argomento, può essere un argomento, sì, un tema. E quindi per me poi è facile quello che non va nelle canzoni riportarlo nei monologhi che faccio nei concerti teatrali. Per me è una forma che aiuta, come per esempio nel mio spettacolo Indifferenze di qualche anno fa, tutto l'insieme, e cioè le canzoni, le mie canzoni, le fotografie di Sebastião Salgado, le voci fuori campo, all'epoca di Leonardo Manera, di Flavio Reglio, eccetera. Tutto aiutava, secondo me, meglio a veicolare un argomento, no? Il teatro aiuta tanto in questo. E quindi ecco. Scrivo le canzoni in un album tratto un certo argomento, se in teatro quello che non che ovviamente la canzone è piccola, è una sintesi della sintesi, no? Ecco, quello che rimane fuori riesci come dire, a dialogare con il pubblico, l'una cosa aiuta l'altra, ecco. Senti, la pandemia ti ha sollecitato nella scrittura o ti ha bloccato? Nell'uno o nell'altro, proprio sono abituata è proprio un mio modo di vivere, a ritagliarmi anche in mezzo a Milano degli spazi, una nicchia proprio, dove io leggo, faccio le mie cose, scrivo, pur lavorando, pur facendo i concerti, io poi riesco, dove faccio anche meditazione, quindi riesco a ritagliarmi questi spazi. E allora, sembra brutto da dire, è certo che è cambiata la vita per tanti aspetti, fuori, ma per quanto riguarda certe modalità, io ero abbastanza abituata a stare anche in silenzio, in certi momenti, vedere poca gente, e so che è terribile, la cosa più terribile che possa accadere è quella dell'allontanamento dalle persone. È il male forse peggiore, quindi so bene co cosa vuol dire, e anche io sono dovuta stare lontano come tutti dalle persone nei periodi di lockdown duro, eccetera. Però ecco, dal punto di vista della scrittura, i miei spazi sono rimasti. Sono sincera, non ho amato molto. Chi diceva che va tutto bene, che scriveva le canzoni che va tutto bene, ma non è così, non va bene proprio per niente. Ci sono poche le cose che vanno bene, e anche questa consolazione un po' parrocchiale, con tutto rispetto per la parrocchia, ho usato questo termine per farmi capire. Mi fa più tristezza che allegria. Va tutto bene, ma cosa va bene? Ci sarebbe da ragionare molto sulle cose, insomma, su cui dovremmo porre l'accento e non svicolare. Senti,
Senti, parlaci della tua esperienza didattica. Hai detto che hai insegnato al conservatorio. Come si sta con i ragazzi? Guarda, sembra tutto collegato, no? Con quello che mi hai chiesto prima, col fatto che stavo dicendo che bisognerebbe porre attenzione a certe cose, no? E i ragazzi mi insegnano questo, che ci sono dei malesseri, c'è uno starnale potentissimo, ma potentissimo, a cui dovremmo porre attenzione, secondo me. Perché, non so, ci sono, ora non, io non dico niente di nuovo, perché basterebbe leggere le statistiche, c'è un numero esponenziale di ragazzi vabbè, di anoressie, di disturbi alimentari, non ne parliamo, di ragazzi che si autolesionano. Ragazzi, queste sono cose che bisognerebbe farci attenzione. Cioè, perché porsi la domanda, capiamo perché ti dicevo prima, io non amo molto chi dice va tutto bene, anche in forma consolatoria, non serve a niente consolare cosa. Poi, non so, per esempio, vogliamo parlare dei femminicidi uno al giorno, vogliamo parlare di quello, no? E bisognerebbe che tutti i giorni, se ne parlasse in maniera seria, ovunque, ovunque, perché uccidere una donna che viene uccisa, io credo la media sia una al giorno, ora non so esattamente, non so Leggermente esattamente, meno, ma cambia forse poco, voglio leggermente dire. meno, ecco, Sì, ma che cambia? è qualcosa di, non è mica normale, eh? Cioè non è un paese normale, non so negli altri paesi se è la stessa storia, ma vuol dire questo, che c'è qualcosa di molto importante che non va bene. Non va bene. E trovare, come dire, le scappatoie successive, cioè anche rafforzare le leggi, va tutto bene, per carità, rafforzare le leggi, e quindi la salvaguardia quando le donne denunciano, va tutto bene. Ma il male è a monte e non si sente mai dire, è a monte. Come mai questi uomini non reggono neanche l'abbandono di una donna? Ma chi l'ha cresciuti? Dove sono cresciuti? In quale situazione culturale sono cresciuti? Da non avere neanche la forza di sopportare un abbandono e di arrivare. Che poi cosa gli fai? Cosa gli fai se si ammazzano? Cioè, uccidono le donne e poi si suicidano, quindi cosa li metti in galera? Morti, capito? Morto. Quindi bisognerebbe agire a monte sul perché, come sul perché, ritorno alla domanda che mi hai fatto, come sul perché i ragazzi hanno questi malesseri pesanti. E per il resto, no, per il resto lo trovo un confronto vivo, dove sì, tu cerchi di dare quello che puoi dare, ma sembra una frase detta, come dire, perché si deve dire così. No, tu dai quello che riesci a dare, ma in cambio hai tantissimo, tantissimo, dalla maggior parte, di loro, magari non tutti, ma dalla maggior parte sì. Senti, un'ultima domanda. Qual è il percorso che porta al tuo ultimo lavoro? Ah, beh, non dovrei parlarne ancora. Ne parliamo la prossima, detto, la prossima volta ne parliamo. Benissimo. No, tutto quello. Infatti, guarda, sono stata forse 5 anni, ora non ricordo esattamente. Sì, perché ho fatto un disco, l'ultimo, che però non era tutto di inediti. Quindi saranno più di 5 anni che non esco con un disco di inediti. Perché c'era qualcosa che non capivo, tante cose che non capivo, e allora sono stata a guardare, mi sono fermata, ho cercato di capire, perché poi devi arrivare, come dire, quando fai un disco, io credo, per quanto mi riguarda,
alla sintesi, no? Una certa sintesi di tantissime informazioni che ti arrivano e lì per lì sono confuse, no? Non riescono a trovare una sistemazione organica, no? E allora arriva questo, arriva l'altro, ma perché? Ma perché io sento questo? Come mai? Ecco, e allora ho aspettato, come ho aspettato per esempio dal momento anche della pandemia, perché quando le cose sono troppo fresche, secondo me rischi appunto di... E poi non volevo parlare di questo, ma di un qualcosa che sento. Appunto, che ho sentito in questi 5 anni. Quindi ecco, non è che non troverai riferimenti specifici alla pandemia, No, assolutamente. no. Ok. Posso dire meglio. Non lo so. No, se no, meglio nel senso che se ci sono 5 anni fra un disco e l'altro, o 5 anni fra un libro di poesie e un altro libro di poesie, in mezzo ci sono quei 5 anni. Sì, oggi non sarebbe da fare, no? Come dicevamo prima, no? Sì. Riguardo anche la comunicazione, bisognerebbe... Non, ecco, però sai, la giustificazione, che non è una giustificazione, ma è vero, questi sono stati 5 anni di trasformazione, enorme per quanto riguarda, per esempio, la musica, un po' per tutto, ma per la musica tanto. Tanto, e tu ne saprai qualcosa. Sì. Quindi sia dal punto di... Io forse diciamo che posso aver sofferto il fatto di essere stata una delle primissime cantautrici, una delle primissime, e in un periodo storico dove erano tutti discografici uomini, tutti, come anche adesso non è che sia cambiato molto, però era proprio, io avevo oltretutto una scrittura a differenza, per esempio, di, non so, di Gianna Nannini, che è comunque altro genere, totalmente diverso, ma Ok. comunque con una struttura cantautorale di canzone proprio, come dire, assimilabile a quella maschile. No, io invece avevo proprio una scrittura molto femminile, che... di mano femminile, questo intendo, no? Sì. Per esempio, strutture meno precise, no? Argomenti meno battuti, cosa che adesso si riscontra tantissimo nel cantautorato femminile indie di oggi, no? Forse ecco, io ho sofferto un po' del fatto che sono stata una pipisca Una pioniera. e sì, anche quello. Quindi Vero. era spiazzante, io lo capisco che per l'epoca io comunque ho sempre scritto e non sono mai, diciamo, a parte con qualche brano, ma poi ho sempre seguito la mia strada, ecco, non, a volte le case discografiche me lo dicevano, no? Ma qualcosa di un pochino più magari commerciale, un pochino, ho sempre, non per snobismo, niente a che vedere con lo snobismo, ma solo con un sentire. Non riesco a cantare, come anche se faccio delle cover, ne faccio sempre poche, ma non riesco a cantare cose che non sento profondamente, proprio non ci riesco. Noi ringraziamo Susanna Parigi che è stata gentilissima e squisita. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. Ciao. Esotica.